Con circa 2 milioni di pasticche introdotte illegalmente negli Stati Uniti ogni giorno, è un terzo degli studenti in università come quella di Stanford che affermano di averlo provato, l'MDMA o MD è diventata una delle droghe più popolari e preferite. Ma cos'è esattamente? E in che modo agisce sul tuo corpo? Scientificamente nota come 3,4-metilenediossimetanfetamina, l'MDMA viene solitamente assunta sotto forma di pasticca e dovrebbe essere composta dalla sostanza chimica pura. L'ecstasy, d'altra parte, è il termine con cui viene indicato l'MDMA che è stato chimicamente alterato con altri additivi come l'anfetamina o la caffeina. Nella sua forma pura, l'MDMA colpisce i neurotrasmettitori del cervello. I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche nel corpo che trasmettono messaggi e allo stesso tempo controllano i riflessi, le emozioni e la memoria. In particolare il neurotrasmettitore chiamato serotonina controlla l'appetito, il sonno, la memoria, l'apprendimento e in questo caso l'umore. Quando succede qualcosa di veramente bello nella vita, come innamorarsi, aumenta il rilascio di serotonina dalle cellule nervose, il quale infine stimola il corpo e ci fa sentire felici. Si dà il caso che tutto ciò si verifichi solamente assumendo una quantità consistente di MDMA, per far sì che queste stesse cellule vengano attivate per rilasciare enormi quantità di serotonina, insieme ad altri neurotrasmettitori come la dopamina e la norepinefrina, che innescano ancora più impulsi nel cervello. Questo cambiamento fa provare un'immensa felicità, la voglia di stare in compagnia, una maggiore empatia e l'incapacità di dormire, che è probabilmente il motivo per cui è la droga più diffusa nelle feste. Queste sensazioni durano in genere dalle 3 alle 8 ore circa, dato che le cellule cerebrali si attivano per ricaptare la serotonina, processo nel quale la eliminano chimicamente. Ma poiché l'MDMA rilascia così tanta serotonina, il corpo ne elimina più del solito. Ciò significa che nel momento in cui le funzioni cerebrali tornano alla normalità, è disponibile meno serotonina per legarsi ai recettori e farci stare bene in generale. Questo può anche provocare un forte mal di testa, con effetti collaterali come pessimo umore, depressione, irritabilità e stanchezza. Ma nonostante gli effetti negativi, viene studiato come potenziale terapia per l'ansia e il disturbo post-traumatico da stress. I pazienti con questo disturbo mostrano generalmente una riduzione della comunicazione cerebrale tra l'amigdala e l'ippocampo, ma una scansione a risonanza magnetica ha mostrato che l'MDMA aumenterebbe effettivamente la comunicazione tra queste regioni. Tuttavia questa cura è abbastanza controversa dal momento in cui gli studi sui ratti e scimmie hanno dimostrato che anche piccole quantità di MDMA potrebbero non solo distruggere le terminazioni di cellule cerebrali coinvolte nel rilascio di serotonina, ma potenzialmente provocare danni permanenti al cervello. Se vuoi conoscere gli effetti che hanno altre sostanze sul nostro corpo, dai un'occhiata ai video indicati in descrizione o cliccando sul link presente sullo schermo. E non scordare di iscriverti al canale per non perderti i prossimi episodi.